Ciao a tutti, sono Yuri, bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi andremo a vedere la modifica che ho apportato all'evento Le Scelte per il mio computer. Praticamente ho aggiunto i LED di illuminazione sulle ventole della Enermax, le TB Silence UR. La ventola in questione è questa. Premetto innanzitutto che esistono tre tipi di queste ventole. Praticamente abbiamo questa versione che è la versione VR, la TB Silence normale che non è provvista di LED come questa, ed esiste anche una versione di TB Silence normale che è provvista di LED, ma io non sono riuscito a reperirla, quindi ho optato per questa. Vi ricordo anche che tutto il materiale per il raffreddamento liquido è stato acquistato da Ibris Cooling, che è un sito altamente professionale in questo campo, che consiglio a tutti quelli che vogliono cimentarsi con il raffreddamento a liquido. Bene, adesso andiamo a vedere quello che ci servirà per fare questa modifica. Bene, eccoci qua, andiamo a vedere quello che ci serve per la modifica. Partiamo dai LED, che sono questi, sono LED da 3 mm, alta luminosità di colore rosso. Una resistenza da 120 ohm, una decina di spezzoni di cavo nero da 1 mm, poi vi spiegherò perché il colore nero, uno spezzoncino di cavo uguale a quello della ventola, materiale per saldatura, quindi stagno e saldatore. Guaina termorestringente di varie misure. Maglia per sleeving da 6 mm, nel mio caso di colore rosso perché tutto lo sleeving del computer è rosso. Naturalmente voi il colore che più vi piace e più vi serve a seconda di che colore avete adoperato nel vostro computer. Spella fili. Materiale da taglio, tronchesi, forbici, bisturi e l'accendino per stringere la guaina termorestringente. Vi faccio subito vedere che la ventola è sprovvista di LED. Ecco qua, gira e non si accende niente, i LED non ci sono. Bene, adesso procederemo con lo smontaggio. Vi ricordo che questa ventola è completamente smontabile, quindi andremo a smontarla. La prima cosa dobbiamo togliere e rimuovere il coperchio sopra, quindi con una leggera pressione, così, tutti e quattro i lati. Un'operazione da fare con molta cautela. Poi dovremo rimuovere, diciamo così, il bordo col logo Enermax. Anzi, forse prima è meglio che smontiamo la ventola, così, perché anche la ventola è completamente estraibile. Qua, vedete? E poi andremo a rimuovere il bordo, vedete? Una leggera pressione, tutto incastro, chiaramente andrà fatto con molta molta cautela, vedete?
questo punto vi dovreste trovare davanti un'immagine come questa. Praticamente qui abbiamo la PCB. Il modello VR, almeno per quello che ne so io, che ho ricercato, è l'unico che ha la PCB in questo sistema. Quindi noi potremo andarci a lavorare sopra per fare tutti i collegamenti dei LED. Adesso andiamo a procedere, vi faccio vedere la prima operazione che dobbiamo fare. Praticamente abbiamo sul PCB il posto per soldare tutti i nostri terminali. Sono quei punti che vedete, questi qua, con rame a vista. Ci sono anche dei punti che noi dovremo andare a raschiare col bisturi per rimuovere la vernice protettiva sul PCB per far sì di poterci saldare i fili sopra, altrimenti lo stagno non attaccherà. Adesso vi faccio vedere il primo come si fa. Vedete qua? Operazione da fare con molta delicatezza perché rischiamo di rovinare la pista e poi il gioco è fatto. Praticamente questi terminali sono collegati al terminale più. Vedete qua, è marcato con il più. Adesso con la telecamera sarà anche difficile vederlo, ma una volta che smonterete la ventola lo vedrete bene da vicino. Il terminale col segno positivo ha una pista di collegamento più in avanti qui, vedete qui, che ci servirà per ponteggiare il positivo. Poi dopo vi faccio vedere dove lo andremo a prendere. Quindi noi andremo a raschiare per bene. Praticamente dovremo fare in modo che si veda il rame vivo in questo modo. Praticamente questo, dove ho la punta del bisturi. Questa operazione va fatta per tutti e quattro i terminali. A questo punto dovremo vedere la ventola in questo modo. Praticamente con tutte le piste, vedete qua, tutte con rame vivo a vista. Una volta fatto questo, passiamo ad applicare lo stagno nei punti di saldatura. Quindi, in questo modo. Vedete? Ricordo che il saldatore deve avere
pochissima potenza, parliamo di una quindicina di watt, altrimenti rischiamo di sollevare le piste dal PCB. Vedete, tutti i punti di saldatura sono stati applicati. A questo punto dovremmo punteggiare tutti i positivi per fare in modo che tutti i LED abbiano l'alimentazione. In questo modo prendete i fili neri, vi ricordate prima vi ho detto di colore nero, perché dovremmo applicarli nelle apposite sedi predisposte sul telaio della ventola. Sono neri per fare in modo che non si vedano una volta montati. Comunque, adesso andiamo per ordine, andiamo a mettere i fili che serviranno per punteggiare il positivo, quindi partendo da questa parte, tagliamo un pezzettino di filo, vedete qua, andremo a, con lo spellafili, a togliere un pezzettino di guaina. Prestagneremo il filo in questo modo, e poi cominceremo a saldarlo, quindi in questo modo, tagliarlo di misura in corrispondenza con l'altro punto di saldatura, quindi in questo caso in questo modo, andremo a togliere sul posto un altro pezzettino di guaina con lo spellafili. In questo modo, vedete, di nuovo prestagnare, e poi dovremo punteggiare il PCB come detto prima. Quindi in questo modo io mi sono creato un attrezzino per tenere giù il filo in questo sistema. Vedete, il primo punto è stato fatto, vedete qua il filo nero che è questo. Praticamente dovremo punteggiare tutti i positivi, quindi da qui dovremo andare qui, da qui dovremo andare qui, fino ad aver fatto tutto il giro. A questo punto, terminato il cablaggio, dovrebbe uscire un lavoro di questo genere.
A questo punto, finito il lavoro, tutti i nostri punti sui positivi sono stati fatti, vedete qua, il cavo nero. Ora dovremo andare ad alimentarli. Oh, vi ricordo che nelle ventole di solito il cavo a 3 pin è composto in questa maniera, girandolo dalla parte dove ha le alettine ad incastro obbligato, le polarità sono: alla mia destra il cavo negativo che è contrassegnato da una banda tratteggiata nera, il centrale è il positivo, mentre alla mia sinistra abbiamo il cavo di rilevamento dei giri, il cavo degli RPM. Ora noi dovremo intercettare con quello spezzone di cavo trasparente che vi dicevo in precedenza, dovremo intercettare il centrale per andare ad alimentare i positivi dei nostri LED. Quindi in questo sistema io già naturalmente ho già tagliato il cavo per facilitarmi il lavoro, andremo a posizionare, a intrecciare, diciamo così, questo cavo in questa maniera. Vedete? Ecco qua. Lo andremo a stagnare. Operazione un po' complicata, magari durante il video non si vedrà proprio per bene. Questo cavo qua poi andrà ricollegato con quello che abbiamo tagliato, quindi avremo l'alimentazione della ventola ricollegata in più il cavo supplementare che è questo per l'alimentazione dei positivi dei LED. Ora andremo a mettere da questa parte della guaina termorestringente per isolare il collegamento, una guaina termica di misura che può essere di questa misura, penso siano 3 mm, vedete? Quindi andremo a tagliare uno spezzoncino circa di questa lunghezza. E poi andremo a ristagnare, ricollegare i due terminali, un'operazione un po' complessa perché da solo con le mani faccio un po' fatica. Ecco qua. Come potete vedere la nostra sdoppiatura del cavo di alimentazione è stata eseguita. Una volta fatto questo, andremo a isolare il nostro collegamento e con un accendino andremo a stringere in questo modo. Ecco. Oh, vi ricordo una cosa, i LED in questione supportano come volete, una tensione di circa 3 volt. E dato che in alimentazione sul positivo abbiamo 12 volt, dovremmo interporre la famosa resistenza che abbiamo descritto prima, che è una resistenza da 120 ohm, tra il cavo che porterà l'alimentazione diretta ai positivi per i LED. Ora io farò questa operazione, ci vediamo fra poco per andare avanti. A questo punto vedete il cavo che è sdoppiato
applicato la resistenza in alimentazione e sistemato il cavo nell'apposita guida per alimentare i positivi dei LED. Il terminale è questo, è collegato, come vedete, a tutti i positivi. A questo punto, prima di passare al montaggio dei LED, dovremo fare lo sleeving del cavo. Per fare questo, io segnerò per promemoria le polarità dei cavi, quindi avremo alla mia destra il negativo, che è contrassegnato dalla famosa linea tratteggiata nera, mentre il positivo lo segnerò con un segno, un puntino a penna, in questo modo. Quindi faremo un segno anche sul cavo. A questo punto prenderemo la misura della maglia sleeving rossa, quindi in questo modo faremo la misura che ci servirà come lunghezza, quindi da qui circa a qui. Una cosa che vi consiglio di fare è con un accendino di bruciacchiare leggermente l'estremità, così eviterà di sfilacciarsi in questo modo. A questo punto dovremo smontare il pin. Dovremo smontare il morsettino di plastica, quindi tramite un cacciavite dovremo rimuovere le alette che sono queste, quindi in questo modo. Vedete? A questo punto andremo a infilare la maglia. Questa e poi a scorrere manderemo dentro la nostra maglia sleeving. Dovrete armarvi di molta pazienza per fare questo lavoro che è un po' lungo. Considerate che io l'ho fatto per 14 ventole in totale. Bene, avete visto, abbiamo infilato la maglia per lo sleeving grosso. A questo punto io avevo già tagliato della guaina termorestringente che noi andremo ad infilare. Quindi
in questo modo. La prima, il primo pezzettino di guaina che andrà a coprire la resistenza con il cablaggio che avevamo fatto prima, quindi in questo modo. Infiliamo subito anche la seconda che andrà prima del morsetto, per evitare di dimenticarci. A questo punto dovremo rinfilare il morsettino di plastica al pin, e ricordandoci dei segni che avevamo fatto in precedenza. Però prima, siccome avevamo con il cacciavite abbassato le alette, dovremo ritirarle su, altrimenti non si bloccheranno. Quindi vi aiutate con una lametta, un bisturi, un cacciavite piccolo, dovrete alzare le alette che sono presenti in una parte superiore dei microfaston, quindi girando il cavo, tenendo bene a mente i segni fatti in precedenza, andremo a rimettere nella stessa posizione nella quale sono stati rimossi tutti e tre i faston. Quindi in questo modo andremo a rinfilarli. Una controllata non fa mai male, quindi avremo, come detto, alla mia destra il negativo, nel centrale il positivo segnato con il puntino, e alla mia sinistra ci sarà il cavo per il controllo dei giri della ventola. A questo punto diamo una controllata alla guaina e andiamo a riscaldare la guaina in questo modo per fermare la calza, quindi con l'accendino, con un movimento rotatorio per rendere il tutto omogeneo, e avremo questo risultato. Stessa cosa facciamo nella parte dove abbiamo posizionato la resistenza, evitando possibilmente di bruciare il tutto. Gli ari fatti da tutte e due le parti. Ed ecco qua, come potete vedere abbiamo la resistenza incorporata nel tutto e stretta dentro la maglia slimming. Bene, adesso andiamo avanti con i LED. A questo punto passiamo al montaggio dei LED, come potete vedere è questo, come detto in precedenza è un LED a 3 mm ad alta luminosità di colore rosso, che andrà piegato per entrare nella sede. Vi faccio notare una cosa: il LED è composto da due terminali, uno è più corto e uno è più lungo. Teniamo sempre in considerazione che il terminale più lungo è il positivo. Dovremo piegarlo tenendo, diciamo così, il bulbo LED rivolto verso la nostra destra. Questo perché avremo sempre il positivo dalla nostra sinistra, che è in corrispondenza con il positivo del PCB della ventola. Quindi andremo a piegarlo in questo sistema, tenendo il bulbo dalla parte destra, in questo modo. Ecco qua. A questo punto andremo a tagliare le estremità, diciamo per una lunghezza di circa 5 mm, in questo modo,
così. Tagliandolo in questo modo riusciremo a farli stare nella sede che è questa. Vi faccio notare che la sede è già predisposta con l'incastro, con un fine corsa e un divisorio, così non avremo bisogno di isolare i terminali ed eviteranno di toccarsi. Andiamo a procedere con il montaggio del LED. Io mi sono preparato una specie di supporto di montaggio fatto con la spugna, quindi andremo a mettere il nostro LED in questo modo per facilitarci il processo di saldatura. Andremo a prestagnare i due terminali del diodo in questo modo. Vedete? A questo punto dovremo preparare anche i due fili che andranno prestagnati. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Il primo. Il secondo, a questo punto ritorniamo al nostro LED e andremo a saldare i due fili in questo modo. Ed ecco qua il nostro LED pronto. A questo punto passiamo di nuovo al telaio della ventola. Andremo prima a piegare i due fili in questo modo per fare in modo che ci stiano dentro la sede. E andremo a posizionare il nostro LED in questo modo. Poi vi aiuterete con un piccolo cacciavite per mandarlo in sede, in questo modo, fino che è arrivato al fermo sotto, così. A questo punto dovremo mettere i fili dentro in modo che non fuoriescano, perché altrimenti ci daranno fastidio quando andremo a rimontare il bordo, tenendo sempre presente che il terminale che in questo momento in mano è alla nostra sinistra e andrà appunto dalla parte sinistra. Diciamo così, le guide che sono sul telaio sono due, quindi una a sinistra e una a destra. Noi metteremo il terminale positivo alla nostra sinistra, quindi in questo modo, aiutandoci sempre con un cacciavite, andremo a posizionarlo dentro la guida, che è leggermente più stretta del cavo per fare in modo che stia incastrato. Faremo girare in questo modo, perché ha un fermino di ritenzione, operazione un po' complicata, quindi ci metteremo qualche secondo. Ed ecco, vedete, il cavo sta entrando dentro la sede. Prendiamo la misura
qui lo potete vedere, che arrivi al primo dei terminali saldati, che è il positivo, quindi in questo modo andremo a tagliare il nostro filo. Chiaramente il filo andrà spellato per poter essere saldato, quindi con il nostro spello fili andremo a rimuovere appena la prima parte della guaina, andremo a prestagnarlo. Poi andarlo a saldare. Vedete? Il filo è completamente invisibile, ma è attaccato sulla PCB. Ora ripeterò l'operazione per il terminale negativo. Quindi andiamo a posizionare per bene il cavo nella sua sede, in questo modo. Non vi preoccupate perché diciamo così, il LED non, i due terminali del LED non verranno mai a contatto, dato che nel telaio è già predisposto un divisorio, quindi non dovete preoccuparvi di fare dei cortocircuiti, anche se non isolate i terminali del LED. Stessa procedura per il blocco del cavo, quindi andremo a farlo girare su questo pernino. Stessa procedura per l'altro, quindi andremo a tagliarlo della misura che arrivi sul terminale. Di nuovo prestagniamo il cavo come per il positivo e andiamo a risaldarlo. Ed ecco qua, il primo LED è stato posizionato. Vedete che i cavi sono saldati sul PCB, sono completamente invisibili e questo è il risultato. Ripetete questa operazione 4 volte.
A questo punto abbiamo installato tutti e quattro i LED, come potete vedere, si vedono in trasparenza dentro, vedete il cablaggio, qua, e i fili perfettamente nelle loro sedi. Questo è il retro, come potete vedere non si vede nulla. È come mamma l'ha fatta. A questo punto è sempre bene fare un test di funzionamento per vedere se c'è qualche cosa che non va. Quindi noi andremo ad attaccare la ventola. Come potete vedere, i LED sono tutti e quattro perfettamente funzionanti. A questo punto potremo ricominciare a rimontare la ventola, quindi andremo a rimettere prima i bordi con logo Enermax di alluminio, quindi in questo modo. Andiamo a prendere il coperchio. Come potete vedere è stata richiusa perfettamente come in origine. E adesso andiamo a rimettere la ventola. Eccola qua. A questo punto ci rimane da fare una ultima operazione per nascondere il potenziometro che è fornito nella versione VR. Adesso vedrò di installarlo, lo accorcerò e ci vediamo fra poco, vi farò vedere come è stato fatto. Ecco qua, il lavoro finito, ho accorciato i cavi del potenziometrino che è in dotazione alla ventola. Anche qui bisogna ricordarsi che i due terminali hanno polarità, uno è segnato con la famosa banda tratteggiata di nero e va collegato al pin centrale, mentre l'altro va di qua, altrimenti la regolazione non funzionerà. Adesso andiamo a fare l'ultimo test per vedere la ventola finita, ed eccola qua, la nostra TB Silence con il classico disegno a fulmine. Un'ultima cosa vi volevo ricordare è che c'è una differenza tra la ventola della serie VR, la TB Silence della serie VR e la TB Silence normale. Questa ventola, stiamo parlando della VR, ha un regime di rotazione molto più elevato, praticamente arriva fino a 1600 giri, mentre la TB Silence normale arriva fino a 900. Io avevo bisogno di ventole più potenti, quindi ho optato per questa. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, spero di esservi stato di aiuto e ci vediamo alla prossima e ai prossimi step. Ciao!